Siamo in compagnia di coach Massimo Massaro. Innanzitutto, coach, le chiedo, penso sicuramente sia soddisfatto per la prestazione di Bisceglie, però che settimana avete avuto? Sicuramente sia io che i giocatori siamo molto soddisfatti della partita, sempre premettendo che chiunque di noi perde una partita è sempre arrabbiatissimo perché la vuole vincere, soprattutto con la partita di domenica che è stata giocata molto molto bene da parte nostra. Eravamo primi di Matrone che per il doppio tesseramento era impegnato con Scappati, con la Serie A, e eravamo nel quarto quarto e parte del terzo primi di Chiavazzo che aveva generato grandissimi problemi a Bisceglie, aveva fatto 18 punti nei suoi 24 in 5 minuti che aveva giocato, purtroppo ha avuto una distorsione alla caviglia proprio alla fine del terzo quarto, e con Piscitelli che, devo dirlo, non avrebbe proprio dovuto giocare per le condizioni in cui stava, tra schiena e infiammazione dell'adduttore, ma la serietà del nostro Giuseppe Piscitelli è tale che addirittura io l'ho saputo dai compagni per farvi capire la serietà dei giocatori, ha giocato benissimo, però chiaramente alla fine era molto molto stanco, quindi nel quarto quarto ha risentito molto, ha giocato tra l'altro 38 minuti. Ovviamente abbiamo fatto una buonissima prestazione, passi di riga 5 minuti alla fine, eravamo più 6, avevamo sinceramente sognato di violare il campo di Bisceglie, non tanto questo, insomma, magari sarebbe, cioè, una bella sicuramente prestazione, una bella occasione per vincerci, ma soprattutto per le condizioni in cui stavano, magari Desiato, Rusciano, Chiavazzo hanno giocato una partita fantastica, ma anche insomma gli altri, tutti quanti hanno dato un contributo, Castaferro, Garofalo, adesso dimentico qualcuno, Marini sicuramente, e devo dire molto bene sono andati anche i giovani Ragnino e Rollo quando sono stati chiamati in causa. Insomma, abbiamo giocato una buona partita, peccato che non siamo riusciti a chiuderla, insomma a tenere duro quegli altri 5 minuti, ma insomma gli infortuni ci hanno un po' limitato. Adesso andiamo a Pasto, non bisogna fare la proporzione, visto che a Bisceglie siamo andati vicini, a Pasto diciamo sicuramente, perché purtroppo la pallacanestro non funziona così, dovremo fare sfoderare un'altra grande prestazione e riuscire a vincere una partita, insomma, visto che in questo momento le quattro contendenti delle posizioni dal quinto all'ottavo, anzi diciamo le cinque perché c'è anche Mova, dal quinto all'ottavo posto sono tutte quante in un fazzoletto di punti, di due punti, e quindi una vittoria a Pasto sarebbe veramente auspicabile. Abbiamo fatto fin qui una buona settimana di allenamento, sempre dividendo Matrone con Scafati, questa è una cosa che un po' ci dispiace, anche soprattutto ai nostri dirigenti, a Pasquale Filippo, che stanno facendo il massimo per farci utilizzare al meglio il nostro acquisto, che ci sta soddisfacendo moltissimo. Tra l'altro lui è entusiasta della situazione, è entusiasta dei compagni, della situazione tecnica, è entusiasta del pubblico che gli ha tributato nella sua partita casalinga una grossa ovazione a fine partita. Insomma, ragazzi, veramente motivatissimo a giocare con noi, quindi puntiamo a fare un buon finale di stagione. Chiaramente uno degli obiettivi era recuperare velocemente i giocatori che erano usciti conci dalla partita con Bisceglie, gli ottimi fisioterapisti Danilo e Jacopo hanno veramente abbreviato i tempi al massimo, Ottone Amore diciamo tra martedì e oggi ha fatto sì che la squadra fosse carica, tonica, quindi anche tutti gli altri fossero pronti per affrontare questa partita che per noi è molto importante, questa trasferta di Pasto. Grazie, coach Massaro.